La settimana scorsa Anthony è venuto a salutarmi. Ha detto che il kimono d'oro era giusto lasciarlo qui. Questo non lo capisco. Come mai non l'ha portato con sé? Era così orgoglioso del suo kimono. Ha detto che dovremo trovare qualcuno degno di indossarlo. Scordatelo. Tra di noi non c'è nessuno. Dai! E ora che Anthony è partito, quel bastardo di Jocarson ricomincerà con le sue angherie. Già, con quei due bulli che lo spalleggiano, ricomincerà a comandare sugli altri. Il kimono d'oro appartiene a Anthony Scott. Tu non sei degno di indossarlo perché l'hai rubato. Sei un prepotente che pratica il karate solo per fare angherie ai più deboli. Io sono il più forte. C'è qualcuno che lo mette in dubbio? Qualcuno c'è? Sono io. Volevo sapere se sei pratico di arti marziali. Vuoi dire karate, judo e cose del genere? Il karate in particolare. No, ma è stato in una palestra in vita mia. Tutti assisteranno alla sfida. Senti la mia proposta. Sarà un combattimento regolare e se tu riuscirai a battermi, questo kimono sarà tuo. Io ti aiuterò a indossarlo. Sono d'accordo. È d'accordo. Ma se perdi, avrai un premio diverso. Una sedia a rotelle per tornare a casa. Tu essere capace, soffrire molto e superare difficili momenti? Rispondere sinceramente. So che ce la metterò tutta. Bene, io metterò te alla prova. Noi vedere qui domani, al sorgere del sole, iniziare allenamenti. Pace interiore aiutare sempre a superare ogni difficoltà, anche quelle che sembrare insormontabili. Tra poco vi proporremo l'istruttoria con Giuliano Ferrara, seguiranno Meteo e l'ultima edizione di Studio Aperto, mentre domani alle 20.30 torneranno i ragazzi di Classe di Ferro 2 e alle 22 il film La Liceale, Il Diavolo e l'Acqua Santa con Gloria Guida e Lino Banfi. Ed ora buon proseguimento di serata con l'istruttoria. Pronti? Sigla istruttoria prima. Vai col filmato.